Ciao a tutti, finita e sto tornando a casa piano piano, Cosenza-Palermo, finale del partito 3-2, prima vittoria dell'era Vialli. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, commentare, di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e iniziamo subito con questo commento tecnico che però nel finale del video tratterà anche purtroppo eventi di cronaca, perché di cronaca si parla. Parlando del mio Cosenza, oggi una partita meravigliosa, cioè una partita preparata benissimo da Viali e soprattutto dal punto di vista caratteriale, perché una squadra ordinata in campo che dall'inizio ha iniziato a pressare qualsiasi, praticamente chiunque, cioè una squadra che col mordente, cosa che non vedevo ormai penso dalle prime partite di Bisoli probabilmente, cioè una squadra che mi inorgoglisce, cioè vederli così mi ha proprio inorgoglito e ho rischiato credo qualcosa, credo che probabilmente arriverò prima dei 30 anni a dover andare dal cardiologo. Battuti a parte, meraviglioso, come dicevo all'inizio di partita, anche se non si è riuscito a concludere, ma Calò ha dato molto ordine al centrocampo anche con i lanci lunghi che in un certo qual modo ti hanno liberato da una fase di pressing, di una prima fase di pressing del Palermo, che ha tentato i pressing ma con lancio lungo tu hai superato questo problema, diciamolo così. Peccato per il primo gol, perché forse è stata l'unica vera disattenzione, perché il secondo gol avviene su un calcio d'angolo, sponda che arriva sulla testa di Brunori e Brunori facile facile di testa la deve soltanto accompagnare in rete. Primo gol di Brunori è stata una grandissima giocata, ma credo che con un minimo di attenzione in più era evitabile, però non è che dalla mattina alla sera qualcosa tutti i problemi potessero risolversi, ecco. Cioè, questo è senza ombra di dubbio ed è inevitabile. È una partita, ripeto, da parte del Cosenza che dopo l'1-0 non si è disunito e anzi si è compattato maggiormente. Parlavamo allo stadio con alcuni supporters e mi dicevano: io Rispoli così alto non l'ho mai visto. Infatti Rispoli fondamentalmente, che con Dionigi faceva il braccetto di terzo di difesa, oggi praticamente era un quinto, cioè era un quinto avanti, tutto attacco, diciamolo così. Grande prestazione la sua, la pecca, dicevo, riferimento al primo gol, è stata proprio quella di non aver sbagliato la fase difensiva e di non aver messo Brunori in fuorigioco, ma era proprio lui che lo teneva in linea. 1-1 del Cosenza arriva nei minuti di recupero, ci siamo ripresi un po' quello che era successo a Pisa, ovvero che il Pisa aveva raddoppiato e noi avevamo concesso questo gol, ecco. Il ritorno di Aldo Florenzi è una manna dal cielo, perché a parte il gol ci aveva già provato prima sullo 0-0 con il pallone che ha toccato la rete, ma la parte posteriore, quindi tutti i tifosi erano abbastanza gasati di ciò, diciamolo così. E devo dire che è stata una sensazione bellissima. Cioè, ritornare a rivederlo sorridere dopo, credo, ipotizzo, la lontananza dal campo che si è fatta sentire, ma l'abbiamo subita noi che non l'abbiamo vivuto in campo, figuriamoci lui che è dovuto star lontano dal campo. È una sensazione meravigliosa, rivederlo sorridere, perché il gol è arrivato, come abbiamo detto precedentemente, da un lancio di Rispoli che trova Florenzi al volo, che la accomoda sul palo alla sinistra del portiere, e più Piacelli non ci può far nulla. Secondo tempo finisce così il primo tempo, il secondo tempo inizia meglio il Palermo, che però diciamo non conclude, diciamo ha il pallino del gioco ma è un Cosenza attento, ordinato. Calcio d'angolo in favore dei Lupi e su un batti e ribatti in aria Rigione si ritrova il pallone tra le gambe, diciamolo così, e spiazza Pigliacelli mettendolo ancora sulla sinistra del portiere. Devo dire che è una cosa abbastanza strana vederli quei due, per il semplice fatto che
per il semplice fatto che spesso che dicevano durante la preparazione o durante il ritorno dal ritiro, che Aldo e mia Rigione, Rigione praticamente gli ha prestato una camera per dormire, quindi diciamo era un segno che se Aldo avesse segnato probabilmente doveva segnare anche Rigione. Credo in queste cose, io purtroppo sono molto romantico da questo punto di vista. 2-1, voi direte, io lì per lì dicevo calma, siamo calmi, siamo ordinati, e invece calcio d'angolo e il Palermo aveva iniziato a pressare e tu diciamo stavi iniziando un pochettino a subirlo. Calcio d'angolo, pallone che spiove in aria, se non erro la sponda è di Marconi, se non erro, e arriva sulla testa di Brunori che, da buon centravanti qual è, deve soltanto spingerla dentro. Il Cosenza però anche questa volta ha tirato fuori una reazione clamorosa, clamorosa. Cioè io ho detto vabbè, ecco là, 2-2, una squadra ora inizierà a soffrire, inizierà a non tenere più la palla, abbasseranno i ritmi. E invece no, cioè il Cosenza voleva vincere e si è andato a prendere il 3-2 con il trio Martino, D'Urso, rimesso nella sua posizione che è quella del trequartista o seconda punta. D'Urso che la mette in aria e il 3-2 lo fa proprio la replay. E voi direte è finita qua? No, perché poi inizia il forcing del Palermo mettendo Saric e Vido. E prima all'88esimo, sì, 43-44esimo, perché poi c'è stato un ampio recupero, viene concesso un rigore rivisto al VAR, quindi io quando il VAR decide io non metto bocca, perché se è il rigore è il rigore. Il VAR concede un rigore che però Brunori sbaglia, ma sbaglia probabilmente, io non l'ho rivisto, quindi probabilmente l'avrà tirato un po' così, però io onestamente a vederlo lo stato mi sembrava molto angolato e Marson ha fatto un grande intervento, un grandissimo intervento, che ci tiene a galla. E gli ultimi minuti, gli ultimi 6 minuti di recupero è stata in apnea, perché arrivavano cross da tutte le parti ma qualcuno da lassù, il dio del calcio, riprendendo le Adani, probabilmente oggi voleva che a vincere fosse il Cosenza. 3-2 come l'ultimo scontro in Serie B, ai tempi segnò se non erro Igor Zaniolo, cioè il padre di Nicolò. Partita da Viale, ripeto, preparata benissimo, e lui sta cogliendo l'opportunità che gli è stata data nel migliore dei modi. Cioè credo che non potesse coglierla nel così, meglio di così. Dovevi vincere subito a Pisa, ma hai lavorato 2 giorni, quindi hai messo in campo il meno peggio a livello fisico, quindi nessuno ti potrà mai dire il contrario, mister. Passiamo al lato cronaca, perché dopo lo 0-1 del sì, dopo lo 0, tutto il primo, prima nota di cronaca arriva dopo il vantaggio del Palermo, perché nel mio settore, la tribuna A, un tifoso, credo con la tuta rosanero se non erro, per alcuni ha esultato troppo. E ritorniamo, se non andate a memoria, all'episodio che è accaduto a Firenze quanto? 2 settimane fa, visto che si gioca ogni 3 giorni in Serie A. Io purtroppo, forse la mia è utopia, forse sono uno storico e laureato in filosofia e storia, quindi vedo il calcio per quello che non è, ovvero vorrei quello che ho vissuto nemmeno un mese fa con l'arrivo dei tifosi del Genoa, io vorrei vederlo con tutte le squadre, cioè un clima affiatato, un signore che mi chiede, come avevo già raccontato, dove poter andare a mangiare, cioè cose che purtroppo oggi non sono successe, ma non sono successe perché c'è una mentalità nel calcio, probabilmente voi non sarete d'accordo con me, amen, mi dispiace, troppo retrograda da questo punto di vista. Io purtroppo vedo, in questo il calcio deve migliorare, perché il calcio deve essere collante sociale anche dal punto di vista culturale e sociale per l'appunto.
Vedere una cosa così, magari hai sfruttato troppo, magari quello, ho capito, ma cioè, ci brillano gli occhi vedere quei due signori anziani dopo Milan-Juventus, che l'uno, il tifoso del Milan, abbraccia il tifoso della Juve quasi rincuorandolo. Cioè, episodi del genere fanno bene al calcio. Purtroppo, ripeto, sarò logorroico oggi, lo so, il calcio non è pronto. Altro episodio e la chiudo qua. Le bombe carta, perché oggi i tifosi del Palermo, gli ultras del Palermo, non i tifosi del Palermo, arrivati in ritardo credo verso il 30esimo, praticamente prima del gol dell'1-0 del Palermo, lancio tipo, probabilmente prima ne lanciò nel proprio settore qualche bombetta tipo per fare, perché sentiva dei boati, ecco. Poi fine primo, ne mi sa che ne hanno lanciata una verso il 40esimo nei confronti della curva sud, la curva Massimo Catena, dove ci sono, dove c'erano gli anni 80, quindi una parte del tipo organizzato del Cosenza, e fino a lì diciamo una già non va bene, però diciamo vabbè. Durante l'intervallo ne lanciano un'altra e colpiscono, forse non l'hanno colpito, però stordiscono uno steward. Cioè, una persona che fa questo mestiere per guadagnare 50 euro e portare un pezzo di pane in casa, perché di questo si parla, non può rischiare la vita per cose del genere. E poi, ora, a voi sembrerà strano che io dica queste cose, credetemi, per pazzo. E poi, dopo queste cose, si permettono... Dicevo, pardon, c'è un pochettino di slivello, ecco, ma il video ormai arriva alla conclusione e non mi sento di rifarlo. Si sentono di portare rispetto alla memoria dell'ultras della Lazio, ragazzi, perdonatemi, non mi viene il nome, che era stato ucciso 10 anni fa, se non più, dai carabinieri, dopo aver fatto cose... Cioè, dopo aver ferito un civile che sta lì per guadagnare 50 euro e portarli sulla propria tavola. Cioè, ragazzi, qua non va bene. Cioè, non va bene. Cioè, il calcio da questo punto di vista, perdonatemi, lo so, molti di voi non saranno d'accordo, perché i tifosi sono il bello del calcio, gli ultras sono il bello del calcio per alcuni, vabbè. Però il calcio così non va bene. Cioè, io ve lo dico come mio pensiero, il calcio così a me non piace. Cioè, ve l'ho detto prima quello che penso io, di come vorrei utopisticamente il calcio, ma così non mi va. Cioè, vedere uno che è lì per portare 50, ripeto, un po' di qualcosa sulla tavola dei propri figli, vederlo colpito, stordito da una bomba carta, ragazzi, vedete che è grave. Cioè, è gravissimo. Ma con questo, ripeto, non sto attaccando tutti quanti i tifosi del Palermo, perché gli stupidi, in questo caso io parlo di stupidi, ci sono ovunque, qualsiasi tifoseria, come è accaduto recentemente a San Siro, quando hanno costretto, tra virgolette, usiamo il congiuntivo, usiamo il condizionale, costretto, tra virgolette, sembrerebbe che abbiano detto usciamo, perché in memoria di tizio che è sempre, ok, vabbè. Purtroppo io non... per questo, e anche questo è un motivo per il quale io non vado in curva e preferisco andare in tribuna. Cioè, non mi sento parte di del tifo organizzato. Cioè, non è bello, per carità, molti di voi probabilmente, chi guarderà questo video, va in curva quando vedrà le partite, sia i tifosi del Genoa, che sono la maggior parte, sia i tifosi del Cosenza o anche i tifosi del Palermo, nel caso guardano questo video. Però raga, a me questo tipo di calcio non piace. Comunque, il mio parlare finisce, il mio parlare termina e inizia il mio zittire. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, sia della partita sia degli episodi che vi ho raccontato poc'anzi. E nulla, scusate per il telefono giù, ma purtroppo in macchina. Ciao a tutti!